Senti Riccardo, l'Ancona proprio non la tolleri, io con la maglia del Lumezzane o con quella del Teramo, ti piace proprio segnare? Sì, e poi sempre in quella porta, diciamo che mi porta fortuna, dai. È una vittoria importante, sono contento, siamo contenti, adesso abbiamo veramente un bel gruppo e la salvezza diretta è sempre più vicina, noi ci crediamo fermamente e ci credevamo anche prima. Magari Teramo qualche tempo fa questo tipo di partite l'avrebbe perso perché c'era da combattere. Adesso che cosa è cambiato? Adesso è cambiato che ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ragazzi ce la dobbiamo fare perché siamo un grande gruppo e da lì in poi è scattato qualcosa che ci ha unito ancora di più e ci ha fatto fare un passo da gigante. Hai una dedica particolare? Ma dedica a tutti quelli che mi vogliono bene, anche la mia amorosa che mi sta sempre vicino. Mirko, non è stata per niente una gara facile come forse vi aspettavate, però alla fine è arrivato il risultato che sicuramente volevate. Ma noi non ci aspettavamo niente di facile perché nessuno regala niente, anche se le condizioni di questa squadra purtroppo le conosciamo, ma hanno lottato col cuore, quindi non ci ha regalato niente e siamo stati bravi perché era un campo veramente difficile, le condizioni del terreno erano quasi impraticabili, ma siamo riusciti a stare sul pezzo sempre in partita. E poi abbiamo trovato un gol bello perché ha fatto una grandissima giocata Riccardo, che se lo merita. Quattro risultati utili consecutivi, dopo Bergamo che cosa è successo? Ma sicuramente c'è stata una svolta e questo non so da cosa sia dovuto, però abbiamo trovato sicuramente un'identità di gioco, ci siamo messi bene in campo e ho visto proprio da parte di tutti una grinta e una collaborazione per portare a casa il risultato. Senti, adesso l'errore sarebbe pensare che i giochi sono fatti, che il Teramo è salvo, praticamente non è così, c'è ancora da sudare. Sì, è dura perché siamo tutte lì, siamo mi sembra 7-8 squadre che si giocano per 4 posti per non entrare nei play-out, quindi sicuramente non dobbiamo abbassare la concentrazione, stare sempre sul pezzo, allenarci molto bene come stiamo facendo e credo che possiamo togliere delle soddisfazioni.